Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video vlog. Oggi ragazzi il buongiorno è un po' speciale perché sono in Grecia. Per la precisione sono a Kania, a Creta, che per chi non lo sapesse è un'isoletta della Grecia, una delle più grandi se non la più grande. Cioè ragazzi guardate dove sono, assurdo davvero. Comunque sono le 11:52 del mattino, almeno per loro, per il mio cervello sono ancora le 10:52 del mattino. Questa mattina, come avete visto, siamo partiti davvero prestissimo. Mi sono svegliata tipo alle 4, meno alle 4:30 siamo usciti di casa, siamo andati all'aeroporto di Bergamo e purtroppo il volo partiva da lì, quindi abbiamo dovuto fare un po' di macchina per arrivare, perché noi siamo di Como, per chi fosse nuovo e ancora non lo sapesse. Quindi sì, abbiamo fatto un po' di strada in più, però vabbè. E niente, abbiamo preso il volo e adesso siamo qui in questo bellissimo posto, che per tutte le persone che mi seguono dall'anno scorso non è un posto nuovo, perché in questo posto, proprio in questo hotel, eravamo già venuti. Infatti sappiamo già tutto quanto, quindi niente, stati stracarini anche i proprietari che ci hanno riconosciuti e tutto, quindi molto molto carini. Adesso mi trovate qui seduta perché volevo venire a iniziare il vlog in questo posticino un po' più tranquillo. Allora, io ho questa felpa e i leggings lunghi e le star. Questo vuol dire che sto davvero morendo di caldo. Il programma della giornata è assolutissimamente stare nella piscina qui dell'hotel, perché oggi sarebbe davvero inutile sbattersi per andare fino al mare, visto che abbiamo qui la piscina. Anche se in realtà qui c'è anche il mare, quindi volendo si può fare un tuffo anche qui. Adesso ci sono due bambini con il loro papà che stanno facendo una snorkelata, quindi stanno guardando un po' i pesciolini, chissà se vedono qualcosa. Adesso torno lì al tavolo dove ci sono anche i miei genitori e mia sorella, così almeno prendiamo qualcosa da bere aspettando la camera che ce la stanno preparando. Ci hanno appena dato le chiavi della camera ed è tipo una cosa stupenda. Quest'anno abbiamo deciso di prendere una cosa diversa dall'anno scorso, perché l'anno scorso, non so se vi ricordate, magari non mi seguivate ancora, comunque per chi non lo sapesse, avevamo due camere separate, una per me e mia sorella e una per i miei genitori, come in genere facciamo un po' in tutti gli hotel. Quest'anno abbiamo preso una cosa diversa, infatti al piano terra della camera c'è la camera mia e di mia sorella e al piano di sopra c'è la camera dei miei genitori, e non so se avete capito, comunque adesso vi faccio vedere tutto. Fuori c'è questo tavolino su questo balconcino che ha questa fantastica view, e come vi dicevo qui c'è il mare e qui c'è la piscina. L'anno scorso avevamo io e mia sorella una di queste camere qui, si saliva da qui, invece i miei genitori avevano una camera a piano terra qui sotto e vedevamo anche la piscina. Era un po' diversa la vista, ma è bellissima anche da qua. Adesso la faccio vedere dentro. Hey! Allora, questa è la camera mia e di mia sorella. Qui dormi tu, vero? Ovvio. Ovvio. Questo invece è il mio letto. E qui, prima che mia sorella facesse l'architetta della situazione, c'era questo tavolino che noi però useremo per aprire le valigie, perché siamo in due ma ne abbiamo tre, quindi... Qui c'è questo fantastico armadio in cui ci sono già un po' di cose di mio papà. Abbiamo la cucina, anche se in realtà non la useremo. Questo è il bagno. Ciao! Qui abbiamo il lavandino. Questo fantastico specchio è davvero enorme. Poi c'è questa doccia immensa. Cioè qui la doccia se la fanno in tre persone. Ma adesso andiamo su di sopra dove c'è la parte per i miei genitori. Finalmente stiamo andando in spiaggia, sì, certo, in spiaggia, in piscina. E niente, siccome ci hanno dato la casetta un po' più lontana, adesso per andare in piscina dobbiamo camminare un po' di più. Uffi.
Però va bene così, dai. La devo smettere di lamentarmi visto che sono in questo posto fantastico. Scusate se chiudo un po' gli occhi, ma come dire, c'è un po' di sole. Sono le 3:20 e abbiamo appena finito di mangiare. Ho fatto la brava, ho mangiato l'insalata, ma era tipo una montagna, però l'ho finito. Adesso vado a farmi un fantastico bagno, anche perché in piscina non c'è nessuno, quindi è tutto per me e mia sorella. Allora, sono stata un po' in piscina, tipo un'oretta, sono le 4:45, ma sono uscita già da un po'. Io ho in bocca un solo cipolla, però. Ok! Vado a prendere il computer perché adesso guardo qualche video su YouTube, dopodiché mi metterò a montare alcune cose per voi, perché visto che oggi non andremo in spiaggia, almeno ho tempo per montare. Poi qui il wifi, già l'anno scorso l'avevo notato, il wifi non è fantastico, quindi almeno mi porto un po' avanti. Ci sono tutti questi bambini tedeschi che stanno girando. Okay. Allora ragazzi, sto facendo questa cosa, sto portando in camera computer, poi ho il telefono, la batteria portatile e per non farci mancare niente sto anche vloggando e sta anche passando il signore, ma questo poco ci importa. Stavo dicendo, sto portando tutte queste cose in camera. Oh mio Dio che sole. Insomma, dopo avrò le mani libere e potrò tornare a farmi un bagnetto in piscina, chiaramente, e dopodiché vengo qui a casa, mi faccio la doccia, ci prepariamo per poi andare via. Adesso il problema è che mia sorella mi deve aprire, solo che sta dormendo. Grazie. Eccomi qui, sono pronta per uscire. Scusate il salto, ma mi sono fatta questo magnifico bagno, l'ultimo bagno, e dopodiché si è fatto un po' tardi. Erano tipo le 7, noi alle 7:30 saremmo dovuti uscire, anche se adesso sono le 7:40, ma ok. Per chi lo volesse sapere, sono vestita in questo modo. Ho messo la telecamera sopra lo stendino. Ho messo questi pantaloni che mi ha preso mia mamma e sono molto molto carini. E poi dentro i pantaloni ho messo questo body. Dicevo, questo body nero a costine molto easy. Sei pronto? Dove continua a scompi? Cosa stai facendo? I capelli ovviamente è illegale asciugarli, quindi li lascio asciugare all'aria. L'unica cosa è che quando li lascio asciugare all'aria vengono tipo delle onde qua, più o meno. Però vabbè ragazzi, fa niente. Piuttosto che affrontare il calore del foam, preferisco avere queste onde, perché sapete che ho i capelli lisci spaghetti, quindi posso permettermi di farli asciugare così. Purtroppo tipo le ricce non possono. Mi spiace per voi ragazze, perché dovete sempre accendere il phon. Ragazzi, c'è uno spettacolo, c'è davvero questo tramonto fantastico che purtroppo dalla mia macchinetta non rende per nulla, perché se voglio far vedere il tramonto devo per forza scurire tutto il resto, quindi davvero è un peccato che voi non possiate vedere quello che sto guardando io al momento. Ci sono delle persone in piscina, vorrei essere il loro, però va bene. Siamo appena arrivati al ristorante, io in macchina ho fatto tipo una dormitina, però... di 10 minuti. 10 minuti, davvero? Sì. A me sembrava un'eternità. Ho dormito in questa fantastica posizione.
male. E non sto scherzando. Ah no. Dove si? Abbiamo appena finito di cenare e sono le 10:30. Tra l'altro i nostri genitori hanno iniziato ad usare social. Hanno iniziato ad usare proprio con impegno Instagram, quindi mi raccomando, correte tutti a seguirli perché è importante. Sì, seguite anche a me. Alla camera 7 noi. È il numero fortunato di Valentina. Già, è il suo numero perché lei è nata il 7 gennaio. Comunque, per chi non l'avesse capito, siamo arrivati a casa ed è tipo le 11:30. Io sono stanchina, quindi adesso mi butto nel letto. Quindi nulla, il nostro primo giorno di viaggio si conclude qui. Questi vlog però, come avrete notato, saranno l'insieme di più giornate. Tra l'altro volevo ringraziarvi perché davvero state apprezzando molto come sto montando i video. Mi fa estremamente piacere, perché mi sto cercando di impegnare di più, cercando di curare un po' più il dettaglio dell'editing, quindi mi fa piacere che state apprezzando, quindi grazie, grazie, grazie mille. E soprattutto grazie anche per i grandi numeri che stiamo raggiungendo, perché siamo davvero in tantissimi, quindi grazie. Vi auguro una buona notte, noi ci vediamo domani mattina, sempre qui. Buonanotte, a domani! Buongiorno, oggi è il nostro secondo giorno, esattamente è il 31 di agosto. E sono, oh mio Dio, se evitassi di cadere ogni giorno, sono le 9:37 e stiamo andando a fare colazione. Sono già vestita, infatti ho messo il costume, ho messo questo costume qui, che praticamente è della sezione bambini di Tezenis o Calcedonia, uno dei due, non mi ricordo, che ho comprato qualche anno fa e sì, mi va ancora. Questo fa capire tutto, però vabbè ragazze, fa niente, va bene così. Comunque, niente, sotto è tutto rosa. La mutanda è tipo una mutanda gigante, però è bellino questo, quindi lo metto, cioè va bene così, lo metto comunque. E poi ho una tutina. Questa è un bambino che sta correndo, anzi la bambina, questa bambina si chiama Luisa ed è tedesca, ma ormai so tutto, visto che le grida sono costantemente presenti in questo posto. Comunque ho messo questa tutina, che è tipo nera con tutti i fiorellini rosa e bianchi, così richiamavo un po' il costume. Ed eccomi qui di nuovo, abbiamo fatto colazione. In questi giorni, se non l'avessi notato, sto cercando di fare la brava con il cibo, perché purtroppo, essendo stata a Edimburgo e poi in Sicilia, ho mangiato davvero male per tipo un mese, ma poi anche quando ero un po' a casa ho mangiato abbastanza male. E quindi ci tenevo a tornare un attimino in riga col cibo, perché a Edimburgo, pur mangiando comunque cose buone, nel senso la mia casa famiglia cucinava bene, la signora che mi ospitava cucinava davvero bene, però le cose non erano buone, capito? Erano tutte fritte, tutte piene d'olio, cioè davvero erano cose buone ma non buone, cioè spero di aver reso l'idea. Poi vabbè, in Sicilia si sa, ero anche da mia nonna per alcuni giorni, cioè la nonna mi ha fatto la parmigiana appena sono tornata, cioè ragazzi, capitemi, ok? Tra l'altro, per chi ancora non lo sapesse, i miei nonni da parte di mio papà sono mio nonno ligure e mia nonna toscana, però della Toscana a nord. Infatti quando vi dico che andiamo in Toscana, andiamo proprio lì, che è proprio al confine tra la Toscana e la Liguria. Infatti noi abbiamo la casa in Toscana, ma andiamo al mare in Liguria, da quanto sono vicini. Invece per quanto riguarda i nonni dalla parte di mia mamma, sono entrambi di origini siciliane, ma vivono da noi. Lo stesso vale per gli altri miei nonni, hanno queste origini ma vivono a Como. Però in estate i miei nonni, almeno quelli materni, passano tutti e tre i mesi estivi giù in Sicilia. Questo è il motivo per il quale che io vi dico, quando vado da mia nonna in Sicilia durante l'estate. Comunque nulla, vi dicevo, sto cercando di tornare un po' in riga e ho mangiato quindi delle cose abbastanza salutari, perché c'era lì la torta, quella tipo col cioccolato, si chiama marble cake, e quella è buonissima ragazzi. Nulla, poi siamo tornati qui in camera e praticamente io e mia mamma avevamo bisogno di fare una fantastica ceretta, quindi abbiamo chiesto a una ragazza che lavora qui all'hotel e ci ha praticamente molto gentilmente fatto venire qui
un estetista, che al momento è su di sopra, con mia mamma, e a me ha fatto le gambe. Adesso siamo qui, io, mia sorella e mio papà, che attendiamo mia mamma che finisca con l'estetista. Poi potremo finalmente andare al mare. Siamo arrivati in spiaggia, ma purtroppo abbiamo questo grande problema, cioè non c'è posto. Beh, in poche parole è tutto occupato, quindi adesso niente, andiamo a mangiare qui in questo ristorante in cui siamo venuti anche l'anno scorso, praticamente del Lido, possiamo dire così. E niente, poi nel caso si dovesse liberare un posto per quando abbiamo finito di mangiare, rimaniamo qui, se no penso che torneremo in hotel rassegnati. Vedremo, vi farò sapere. C'è un insap sulla mia telecamera, anche no. Allora, noi siamo tornati a casa. Purtroppo. Ok, perché purtroppo non c'era posto in spiaggia. Quindi nulla, anche oggi staremo in piscina. Sono già le 3, quindi ormai staremo solo questo pomeriggio. Infatti, siccome abbiamo mangiato, poi si è fatta, quante erano, le 2? Quindi non aveva neanche più senso andare in un'altra spiaggia a cercare posto, perché se non abbiamo trovato posto lì, molto probabilmente anche le altre spiagge erano piene. Eccomi qui, allora ho fatto la doccia e adesso mi devo truccare. Adoro truccarmi qui sul tavolo fuori, e così almeno ho anche la luce e mi regolo meglio con i colori, le cose che sto facendo. Allora, mia sorella mi ha praticamente trascinato fuori casa perché c'è il tramonto e dobbiamo andare a fare le foto sulla montagnetta. Sulla montagnetta. E lei sostiene che per salire sulla montagnetta passano 50 anni, capito? Comunque, sono vestita così. Ho questa tutina che è di Bershka ed è tutta nera ed è praticamente lo stesso modello di quella che ho bianca con le linee nere. Comunque nulla, questa. E basta, adesso corriamo verso la montagnetta così possiamo andare a fare le foto. Ragazzi, abbiamo appena finito un set fotografico proprio coi fiocchi. Adesso sto andando in camera, per questo ho le chiavi in mano, perché devo prendere l'altra batteria della Canon, perché si è praticamente scaricata. Questa nel frattempo la metto a caricare, così almeno quando torno è tutta carica. Ok, ci sono, ho cambiato la batteria e nulla. Adesso andiamo al ristorante. Tra l'altro andremo nel posto in cui siamo stati ieri, quindi prenderò le stesse identiche cose. Ho persi, ragazze. Sono andata a prendere questa cosa in casa e li ho persi, non so più dove sono. Comunque il cielo è bellissimo, ragazzi, è uno dei tramonti davvero più belli che abbia mai visto. Stupendo. Eccoci qua, noi siamo appena tornati a casa. Ho un po' una faccia distrutta, sarà che è tipo mezzanotte, quindi sono un po' stanca. Quindi io vi auguro la buonanotte, domani finalmente andremo un po' al mare e chiaramente vi porterò con me. Quindi vi auguro una buonanotte e noi ci vediamo domani mattina. A domani, buonanotte! Buongiorno, sono le 8:05 del mattino, quindi direi che potrei anche evitare di gridare. Ed è l'1 settembre, quindi oggi è 1 settembre.
data importante. Comunque, oggi ci siamo svegliati presto perché andremo al mare e dovremmo andare in un posto un po' lontano, che però è stupendo. L'anno scorso siamo stati in questi due posti, un po' più lontani rispetto a dove siamo noi, e comunque Creta, essendo una piccola isoletta, ci si può comunque muovere molto. Però comunque sono a 2 orette di distanza l'una, queste due spiagge molto belle che abbiamo visto anche l'anno scorso, dove torneremo. Però l'anno scorso purtroppo le abbiamo viste con un tempo bruttissimo. Infatti lì devi essere un po' fortunato con il vento. Pur avendo guardato un attimino la situazione del vento, purtroppo non siamo stati affatto fortunati. Infatti nella spiaggia in cui andremo oggi, che si chiama La Funissi, praticamente quando siamo andati c'era talmente tanto vento che la sabbia chiaramente era mossa dal vento e ti arrivava addosso, davvero facendoti male, perché era davvero troppo forte e faceva davvero malissimo. Quindi adesso mi sto tranquillamente guardando un signore, ma questo poco importa. Adesso vado a fare colazione. Per la canaca sono vestita così, ho messo il completo di Pull & Bear che mi piace tanto. C'è davvero tantissimo vento. Comunque abbiamo fatto un primo bagnetto e l'acqua è tipo stupenda. E adesso sono, non so, è l'1:34 e tipo stavo cercando di dire che mia sorella e un po' mia mamma sono andati tipo in un posto a fare delle foto e mi hanno abbandonata qui e non tornano da tipo mezz'ora che saranno via. Quindi ok, non c'è niente da mangiare. Infatti i panini che fanno fanno un po' a cagare, quindi oggi rimarrò a digiuno. Siamo appena tornati in hotel e sì, abbiamo fatto 2 ore di viaggio, ma sinceramente non le ho sentite molto, quindi benissimo. Stiamo andando a fare un aperitivo qui in piscina. Visto che mangeremo tra un po', direi che ci sta tutto questo aperitivo. Comunque prima al mare ho preso l'Arizona, che c'è anche in Italia, però ha un gusto che io almeno non ho mai visto in Italia, cioè tipo con il melograno, e quello lì lo prendevo sempre a Edimburgo e vi giuro, cioè mi ha ricordato troppo quei momenti, troppo buono. Comunque, quindi se doveste andare all'estero, comunque anche se in Italia lo trovate, ripeto, io non l'ho mai visto, magari c'è, prendetelo, è troppo troppo buono. Come qui, allora, il tramonto se ne sta purtroppo andando. Questo vuol dire che è arrivato il momento in cui noi dobbiamo uscire di casa e andremo a mangiare nello stesso posto in cui siamo andati, oddio, ieri. E dove siamo andati però a pranzo. Questo vestito fatto così, ho scoperto che questo modo si chiama barchetta, quindi a barchette, quindi che rimane così lasciando le spalle scoperte, che secondo me è una delle cose più femminili. Le maniche sono così e poi care tipo tutto liscio. Come avete visto è tutto nero. Nulla, io ho chiaramente i capelli bagnati e via. E basta, adesso usciamo. Aspetta un attimo, guarda, ti faccio vedere.
Allora, fammi mettere pure gli occhiali, eh. Eccoci qui, siamo appena tornati a casa. Sono tipo le 11:20 e io sono abbastanza stanca, quindi adesso penso che andrò a letto senza pensarci due volte. Ovviamente domani ci sarà un'altra fantastica giornata e vi porterò con me, però in un altro vlog. Quindi questo vlog si conclude qua, io spero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate tanti pollici in su. Se volete vedere anche gli altri vlog, commenti di registrare nei prossimi giorni, sempre qui a Creta in questa vacanza. E nulla, spero che questi primi 3 giorni vi siano piaciuti e fatemi sapere giù con un commento cosa avete fatto voi quest'estate, se siete partiti oppure se siete stati a casa. Nulla, fatemi sapere tutto quello che volete. È inutile che io vi dica cosa ho fatto quest'estate perché tanto lo sapete tramite vlog e tutto il resto. Spero di avervi tenuto un minimo di compagnia durante questo vlog, perché voi mi avete tenuto davvero tantissima compagnia. Scusate se magari ogni tanto mi capita di non riprendere proprio tutto, ma capitemi, ecco, sto cercando anche di godermi al meglio la vacanza e poi soprattutto ci sono volte che per vari fattori non riesco a registrare. Nulla, io vi mando un grosso bacione, ma vi invito a lasciare tanti pollici in su se volete vedere anche i prossimi vlog della vacanza. Iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video, tra cui i vlog che registrerò qui a Creta. E se vi va, guardate anche il video che vi lascio qui, che sono sicura che almeno un pochino vi potrebbe interessare. Nulla, io vi mando un grosso bacione, buonanotte. E noi ci vediamo al prossimo video vlog. Ciao, buonanotte, vi voglio bene.